Ilaria, ti sono venuto qua per parlare con Ilaria. Guarda che non mi sono scordato quello che hai fatto, eh. Chi è Benedetta? Che cosa? Hai un'altra ragazza! Ma che non è vero, ma che te l'ha detto? Hai un'altra ragazza! Ma che te l'ha detto? Ilaria, no, Ilaria! Dai, squilla. Non mi risponde. Perché? Perché non mi rispondi? Non ci credo che mi ha lasciato. No, lasciami stare. No, dai, vediamo. No, lasciami stare, non mi va. Negallo, lo so che sei triste perché il tuo ragazzo ti ha lasciato. Apposta, infatti, non mi va di fare nulla. Dai, Nicole, divertiti, no? La vita è bella senza i fidanzati. È bello essere single. Ti ho detto basta, non mi va più di fare niente. Credo che Nicole sia proprio arrabbiata. Aspetta, Nicole! Basta, voglio stare da sola, lasciatemi da sola, basta, io la ripassa! Fughetti, mi sa che è il caso che io dico che sono stata io a farli lasciare col suo ragazzo. Nicole! Nicole, ti devo confessare una cosa! Non ti auguro, è inutile che insisti! Voglio stare da sola! Da quando mi ha lasciato Alessio, nulla ha più senso! Quindi lasciarmi da sola! Apri, 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 apri! No! Ti devo dire una cosa importante! Quanto importante? Più importante di me! Va bene, li apro. Voglio proprio sentire cosa mi deve dire. Ok, sfondo la porta. Allora cosa mi devi dire? Ti devo pure dare una mano. Dove sei? Dove stai? Allora cosa mi dovevi dire? Nicole, ti devo dire una cosa io, seria. Tipo? Sono stata io a farti lasciare con Alessio perché lui era abbastanza antipatico. In che senso sei stata tu? E ti ricordi le puzzette che lui diceva che eri stato tu? Certo che me lo ricordo. Sono stata io a mettere con il telefono, a mettere le scuregge. Cosa? Ti ricordi quando lui ti ha detto pianti neri? Beh, sono stata io con il cacao, che sembrava cocco. Però faceva ridere quello, dai. Ecco perché l'altra volta io sentivo il sapore di cioccolato in bocca. Non capivo che cos'era. Quindi adesso vuoi fare pace con Alessia e con me? Eh no, perché lui pensa che io l'abbia tradito, perché tu hai fatto vedere una foto in cui io mi bacio con un altro ragazzo. Ma io non capisco com'è possibile quella foto, da dove sia uscita, perché io baciato un altro ragazzo mai. Stavo con Alessio. E anche lì sono stata io, ho modificato la faccia Alessio e ho messo un altro. Quindi hai fatto tutto quanto tu. Adesso per farti perdonare, come minimo, chiami Alessio e lo fai venire qui. Ok, lo chiamo io Alessio, così cerco di farlo venire qua. Con il mio telefono non mi risponde quando lo chiamo. Lo chiami tu, per favore? Sì, lo sto chiamando pure il mio. Ma chi amo che mi disturba mentre gioco? Numero sconosciuto. Che assurdo. Pronto? Pronto, Alessio? Ti ha risposto? Ale? Ciao, bro! A frede! Ilaria, ti dico subito che se mi hai chiamato per Nicole io non ci sono, eh. No, non ti chiamo da parte di Nicole. Volevo dire se venivi qui a casa nostra. Perché ti devo dire la verità, sono stata io a farti lasciare con Nicole. In che senso è stata te? Ho modificato io la foto con tu, modificato un'altra persona. E poi tutto il resto sono stata io. Vabbè, dai, ora vengo. Però ti dico subito che se è una scusa per farmi parlare con Nicole, io non vengo, me ne vado. Dai, ti aspettiamo, ciao! Chi ti ha detto? Chi ti ha detto? Chi ti ha detto? Dimmi chi ti ha detto! Che se era da parte tua non veniva. Tanto tu adesso gli dirai che se sarà tu a fare tutto e fare un pace. Esatto, andrà così, perché così almeno potremo giocare tutti insieme, a pallavolenata, a calcio, alla Nintendo Switch. A FIFA? A FIFA. Sì, anche a me mi manchi, lo sai. Funghetti, ma lei ci sta parlando con un'altra ragazza. Mamma mia, che faccio? Lo dica a Nicole. No, aspetta, mi serve. Tieni. Ilaria. Chi è Benedetta?
Non lo so. Il citofono, è lui, apri Hilary. Sì, vado io a aprire. Ciao Alessio. Ciao Tore. Ciao bro. Hilary, cosa devi dirmi così urgente? Volevo dirti che... Ciao amore mio. Ma che leva, ti sono venuto qua per parlare con Hilary. Neanche da vedere in faccia. Eh? Guarda che non mi sono scordato quello che hai fatto, eh. Alessio, aspetta, ti devo dire una cosa. Devo dire che è tutta colpa mia che mi siete lasciati. Perché è colpa tua? Perché hai presente quella cosa nera sui denti che aveva Nicole? Sì, erano sporchi. No, io l'ho messa dentro col cacao. Come gli hai messa dentro? Sì. E non mi hai detto niente? No. Finalmente. Ti ricordi anche le puzzette che sentivi? Certo, quelle chi se le scorda? Le puzze sono state fatte col telefono. Ma perché fa tutto questo allora? E perché voi non giocavate? E invece ci fai lasciare per questo motivo? Infatti sto chiedendo scusa per farvi fare pace. Allora in realtà non sei così male alla fine. Ah, adesso l'hai capito, quindi adesso possiamo fare pace. Oh, fate pace così possiamo giocare tutti. Ok, levati. Ermai se non gli facevo fare pace, mi hanno rilasciato sola. Chi è? No, niente. Chi è? È una notifica, non è niente. Non è una notifica, è una chiamata. Sì, però è una cosa importante, dai, 5 minuti arrivo subito, un secondo. Nicole, ora possiamo stare insieme. Nicole. Strano, vabbè, sarà un suo parente. Oh. Senti, ti ho detto di non chiamarmi quando sto con lei, ora sto a casa sua, non posso risponderti, possiamo stare poi in chiamata. Non posso farti videochiamate, senti tutto, lo capisci che sto a casa tua? Sì, anche a me mi manchi, lo sai. Funghetti, ma lei ci sta parlando con un'altra ragazza. Mamma mia, che faccio? Lo dica a Nicole. Funghetti, che faccio? Glielo dico o non glielo dico? Scrivetemi nei commenti. Dai, continuiamo a giocare. Dove stai con Nicole? Noi stiamo giocando adesso. Ma stavo giocando noi prima. Ma mi puoi aiutare un attimo il telefono? Devo vedere una foto. Perché? Io ci aveva fatto una foto. Me la fai vedere? Perché? La voglio vedere come sono venuta io. C'è il telefono? No. Alessio, dai il tuo telefono. Ma non c'è bisogno. Io voglio vedere la foto, fammi vedere la foto. Dai il tuo telefono. No, aspetta, mi serve. Tieni. Dai. Vediamo. Devi vedere. Voglio vedere una cosa, levati. Vuoi vedere pure a me? No, voglio vedere una cosa. Chi è Benedetta? Non lo so, ma dove sto? Ce l'ho salvata manco, cazzo. Chi è? Adesso ti ha chiamato. Non so chi sia. Adesso ti ha chiamato due volte. Fammi vedere. Ma sarà sbagliata. Due volte, una chiamata di 20 minuti e un'altra di 5. E tu sei stato 20 minuti al bagno la prima volta e 5 adesso. E dovevo andare in bagno, non mi credi? Guarda che coincidenza. Ah, ma Benedetta, mia sorella, ma la chiamo così perché la adoro. Posso chiamarla? Vabbè, dai, ora non la chiamare, sta facendo i compiti. Magari la disturbi. Beccato che la sto per chiamare io. Hilary, dammi il telefono. Levati, lasciala stare fermo. Benedetta, ciao. Sono Hilary, tu chi sei? Figo, mi segui su YouTube. Ah, grazie. Dai il telefono, Hilary. No. Basta, è il mio telefono. No, non mi interessa. YouTube. È mia sorella. Sentiamo se è tua sorella davvero. Benedetta, ma tu hai un fratello che per caso si chiama Alessio? Che dice? Ah, ha un ragazzo che si chiama Alessio, dici? Ah, ok, quindi confermi che sei la ragazza di Alessio. Sì, volevo sapere soltanto questo. Ciao. Che cosa? Hai un'altra ragazza! Ma che non è vero, ma chi te l'ha detto? Hai un'altra ragazza! Ma chi te l'ha detto? Ha appena parlato al telefono! Cosa è mia sorella! Ti fai piacere! Ma che è la ragazza? Siamo in bugiardo! Sì, stai tirando mia zia! E adesso? Hilary, ti stai inventando tutto, non è vero? Sì, invece l'abbiamo scoperto! Ho appena parlato con lei! È mia sorella! Non è mia sorella! Non mi dire che è tua sorella! Mi vuole bene, per questo lo dico! Ferma, non si gioca con le mani, non si parla da seconda. Hilary, ferma!
sapere. Non si prende il telefono degli altri, ok? Hai visto le corna? Si frequenta con un'altra ragazza! Chi? Ilari? Ilari? Che cosa? Ilari? Ilari, che cosa è successo? Che vuol dire attendi tu tua zia? Devi stare calma. Adesso tu vai in cameretta tua. Forza, vai in cameretta. Via. Alessio, credo che è il meglio che il caso che te ne vai. Io me ne vado. Ecco, parli. Se ne va. Ci vediamo domani in un altro bellissimo video. Ciao!